Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Oggi insieme anche ad Alessio e Thomas a rispolverare un format che non facevo da un bel po' di tempo, ovvero... Sorry guys. Ovvero un semplice recap di ciò che possiamo aspettarci durante il mese di ottobre, ovvero delle release di ottobre. Piccolo disclaimer, tante date che diremo oggi potrebbero essere spostate, tante scarpe potrebbero essere posticipate, potremmo non vederle direttamente. Noi riassumiamo un po' anche quelli che sono i rumors e poi vediamo un po', vedremo durante il mese come andrà. Questo non andrà assolutamente a sostituire Soul Corner, anzi ci saranno comunque gli episodi di Soul Corner ogni settimana, ma una volta al mese, ogni inizio mese, porteremo anche questo contenuto per avere appunto una panoramica generale dei drop. Esatto. Possiamo cominciare, cerchiamo di essere il più concisi possibile. Noi stiamo registrando il 2 di ottobre, cominciamo con una scarpa che è uscita ieri, il primo, la Dunk SB Low, colorazione definita City of Cinema. Che ne pensate? Che mi dite? Beh, intanto non è neanche data sold out, completamente disponibile ancora sull'applicazione Sneakers. A parer mio un po' discutibile come color. A me non dispiace in realtà. Sembra anche un tappo di sughero, se devo dire la verità. Tanti dicono che assomiglia a sughero, ma ha anche dei materiali anche abbastanza carini, tipo dietro vellutato. Non è brutta in realtà. Il problema è che appunto troppe altre release l'hanno completamente oscurata. E poi anche monocromatica, così potevano fare qualcosa di diverso sul tuo box. Non lo so, non è tanto, a me la color in realtà non dispiace, però vabbè, passiamo oltre, non dilunghiamoci troppo. Domani dovremmo vedere dei, definiamoli restock o drop su altri siti, della collaborazione tra New Balance e Basement sulla 1906R. Tanta roba. Sì, qua anche a me la nera piace particolarmente, la grigia, ora non c'è bella foto davanti, ma un po' di meno forse. Secondo me la nera è bellissima. Sicuramente la nera è un po' più significativa della collaborazione, io metterei più volentieri la grigia. Diciamo però che con un modello del genere è difficile fare una cagata, se si può sì, dire. Sì, nel senso è difficile andare a sbagliare, qua sì. Ovviamente hanno usato tanto argento che tante volte alla gente non fa impazzire perché comunque è abbastanza spiccante come colore, però secondo me bello. Per New Balance funziona molto bene. Molto. Passiamo al 4 di ottobre, innanzitutto una scarpa di cui abbiamo già parlato, la Air Force 3 in collaborazione con Nigo, che a quanto pare verrà rilasciata soltanto nella colorazione bianca, mentre la colorazione blu è appunto esclusiva del sito di Nigo. Okay. E basta. A me piace, cioè io la indosserei anche, ma siamo in un periodo in cui ci sono troppe release, troppe altre scarpe. Sì, abbiamo già dato la nostra opinione, io esatto. La vedo difficile da indossare, però... Vabbè, anche secondo me, a me non piace, quella blu ancora di meno. Però so un po' che potrebbe essere anche... avere anche un buon valore. Sì, abbastanza in realtà, abbastanza. Poi, release molto molto interessante, che non si sa ancora se è confermata, è la New Balance, sempre 1906R, in collaborazione con l'artista Jack Harlow. Secondo me, devastante. Veramente molto molto figa, sicuramente difficile da mettere. No, questa è figa. Veramente piace. Sì. A me così così, allora l'abbinamento verde rosa spacca, però non la molto metterei mai. Tra l'altro anche le solette sono personalizzate, no? È veramente una bella scarpa. No, ha fatto una grande collab in questo caso. E dovrebbe uscire questo 4 di ottobre, ma potrebbe anche essere spostata. Bella, veramente bella, sarà però secondo me molto difficile da prendere. Gran collab. Infine l'ultima per il 4 di ottobre, Pomposite in collaborazione con Tekken 8 nella colorazione Fate. Scarpa Pomposite, stanno cercando di riportarcela. Che ne pensate? Normalissima. Non mi piace il modello. A me non piace il modello, raga. Non mi piace la Pomposite. No. Io non l'ho ancora mai indossata. Vorrei provarla per vedere come me la trovo al piede. Però beh, è un modello abbastanza storico. Ha fatto... A sto punto metterei una Jordan 11, che è molto simile come shape. Sì e no. Però capisco che è storica, quindi può piacere a molti appassionati. Ha fatto un periodo incredibile. Boh, secondo me si parla solo di questa scarpa, questa qua dico, per la collab, perché è uguale alla Eggplant uscita 2 mesi di fa. Di questa colorazione in questo caso sì, perché comunque in collaborazione identica. Con Tekken 8 sì, è molto simile alla Eggplant. Più avanti nel video ne vediamo anche un'altra colorway. Passiamo al 5 di ottobre con innanzitutto la Jordan 1 High Satin Shadow, scarpa che secondo me potevano tranquillamente evitare. Anche qua vanno a riprendere... questa tematica del satin che
Per le donne più che altro, perché no, vabbè, c'è chi piace, però sì, però la vedo più è difficile da mettere. Se non è andata la bread non va questa. No, sì, certo, infatti se non è andata la bread non va non questa. Dico inutile. Quindi, però se vi piace, buon per voi, anzi non compatela subito al prezzo di retail completo perché sicuramente la trovate scontata. Poi si prosegue con invece le Dunk High Wu-Tang, non confermate al 100% ma dovrebbero arrivare a questo punto molto presto, super mega limitate, ne abbiamo già parlato ampiamente. E infine per questa giornata Air Max TN in collaborazione con One Block Down in due colorway facenti parte del pack Reverse. Pack molto interessante perché, vabbè, la scarpa magari non è la preferita, la più amata da noi come modello. Come modello in generale, è figo il concept perché il concetto del reverse è proprio che hanno preso i colori delle tre OG e hanno fatto il negativo. Okay, hanno messo i colori negativi sulla scarpa e sono uscite queste colorway molto molto carine comunque. Non so quanto interesse ci sarà, non sappiamo ancora bene lo stock, però se siete interessati, 5 di ottobre, già caricate anche sull'applicazione Sneakers. Domenica 6, abbastanza strana la data perché droppare delle scarpe di domenica non è molto comune, New Balance 1000 in tre diverse colorway, di cui una già stra-anticipata, quella verde, rosa con i dettagli verdi e beige. Bellissima, questa la voglio molto probabilmente, cercherò di averla perché mi piace veramente un sacco. Le altre due... A me piace anche quella verde. Ti piace anche quella verde? Sì. Non è male. Figa. Invece la grigia è un po' più anonima, sì, secondo me, un po' meno... Sì. Però modello a me piace, colorazioni in questo caso secondo me no, non ci siamo. Thomas, Thomas non ci siamo. Me l'aspettavo da te. La suola secondo me la vedo diversa rispetto, cioè dovrebbero farla secondo me di un colore diverso rispetto invece a tutte le altre. E invece a me piace questo, cioè questa divisione di colore, è che hanno messo colori che funzionano bene insieme dividendoli in modo molto spartano. Ci sta. Però bella, a me piace tanto la rosa, appunto, come dicevo, per me è assolutamente cop. Non confermata, 10 di ottobre, ma molto interessante, Jordan 1 Low in collaborazione con Jason Tatum. Finalmente abbiamo la prima immagine ufficiale e è strafiga. Bella, sì, sembra carina. Un po' la futura, cazzo, la Dunk. C'ha un po' di vibe della futura, figa, effettivamente. È molto variopinta, molto floreale anche in questo caso, molto verde, ma un bel verde. E veramente delle belle belle scarpe. Non sappiamo di preciso se usciranno. No, non si sa ancora bene, però come diceva, molto bella, ma anche questa non la metterei mai io. Io questa la indosserei. D'estate sì, ma la metterei tranquillamente. La indosserei molto tranquillamente io. Però no, molto bella comunque. Ci sta. Proseguiamo 12 con Jordan 6 Bread. Colorway abbastanza classica, Bread in questo caso per la Jordan 6. C'è tanto da aggiungere. No, carina, una bella scarpa, ti deve piacere il modello. Non è in Italia la Jordan 6 non è una scarpa che tira molto, però vero. Una bella scarpa. Sì, sì, come colorway ci siamo. Sì, pulita. Esatto. Molto più carina invece, che sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, la Jordan 1 Low Howard Bison, combinazione di colori blu più rosso. Quello che sicuramente spacca secondo me è lo swoosh piccolo in rosso sulla parte davanti. Invece secondo me è da eliminare totalmente. Penso che sei l'unico. Non mi piace, non lo mi piace swoosh piccolino è figo. Scarpa bellissima, colorazioni azzeccate, ma quello swoosh là mi stona proprio, non riesco a vederlo. Prova. Io faccio difficoltà a mettere il blue navy nelle scarpe, però... Anch'io, però di base anch'io bella scarpa, non la metterei. Cioè, l'unica roba che mi bloccava era il blue navy, però secondo me invece su questa ci sta davvero bene. Ispirata appunto agli Howard Bison, ispirata a delle colorway che sono rimaste player exclusive, ma che finalmente avremo anche una release generale. 160 a prezzo di listino. Dovrebbe essere 160 a prezzo di listino. Mamma Nike. La Jordan 1 ormai. Mamma Nike. Ormai ci stanno ammazzando. Proseguiamo però il 16 con le Airship in collaborazione con Awake New York, seconda colorway, in questo caso blu. Pulita, non mi piace il modello, però bella la scarpa. Sì, a me già non piaceva la prima, quella con il rosso. Sei pitonato? Sì, è pitonato. Mi piace. L'altra secondo me è un gradino sopra, ma... A te piace di più quella rossa? Sì, a me piace un po' di più questa, ma in generale né una né l'altra a me hanno... No, neanche a me. Cioè ci sono le J1 alte che già fanno la loro sporca figura, quindi sì, cioè non... devi proprio essere appassionato. Ma anche solo l'Every Game, le altre Airship Every Game sono esatto, molto più sopra. È vero, vero. Beh, c'è da sapere comunque che sono qualità super premium se sono fatte come quelle altre, però...
per me non è sufficiente a volerle. 18 Jordan 1 High Black Tour Imagine, che al 90% è stata rimandata, come dicevamo, a Soul Corner. Bella, però comunque ne riparleremo più avanti, e eventualmente ne riparleremo nel prossimo episodio di Soul Corner. Proseguiamo invece il giorno successivo con l'altra colorway delle Foamposite Tech in collaborazione con Tekkenotto, in questo caso colorway dedicata a Kazuya Mishima. Sicuramente molto più fighe queste, sì. Queste sono veramente belle secondo me come colorway, con i dettagli del tuono, dai, spaccano. Cos'è che c'hai? Non le metterei mai, raga. Boh, secondo me sono belle, veramente è una bella scarpa. Con questa colorway gli darei una possibilità, molto anche in stile Clot, secondo me mi ricordano tanto le collab con, sì, no, ricorda Clot, però comunque sì, questo almeno hanno un senso rispetto alle altre, che boh, vabbè, sì, un po' una copiata di colore, va bene, sì, sì, abbiamo capito che non ti piacevano, andiamo avanti. Stesso giorno Jordan 12 Wizard, quindi una Jordan 12 bianca e blu. Non è che ci sia molto da dire, non mi aspetto un grande interesse. In Italia no, però in America no. Vanno un sacco le 12, sono scarpe, sì, che mettono parecchio. In generale parecchio. Sì, sono d'accordo. Infatti l'anno prossimo, se non sbaglio, dovremmo vedere la Flu Game storica, colorway storica. Questa però non so quanto attirerà effettivamente l'attenzione. Qua la vedo dura. Poi, rumor, passiamo qualche giorno dopo per il 24. A quanto pare potremmo vedere un nuovo estratto, è inutile che la cerchi, non abbiamo foto, perché ci sarà un nuovo estratto della collaborazione tra Adidas e Wales Bonner. Okay. Non sappiamo che cosa stia per arrivare, che modelli, che colorway, né niente. Non sappiamo neanche di preciso se arriverà. Tenete gli occhi aperti, aspettatevi tutto e niente. Proseguiamo il 26 con le Jordan 4 Orchid, che abbiamo secondo già parlato. Soul Corner erano previste per questo sabato, ma in realtà a quanto pare sembrano più posticipate per il 26. Ne abbiamo già parlato, sì. Colorway particolare, deve piacere, però è molto, molto divisa come opinione su questa scarpa. C'è chi piace tanto e chi non piace per niente. Non che non mi piace per niente, però... Sicuramente con tutte le Jordan 4, sì, però con tutte le Jordan 4 che ci sono, non andrei a comprare questa. Esatto. 28, poi ovviamente più ci spostiamo verso la fine del mese, meno sono confermate le release, perché ovviamente deve passare più tempo e le date sono meno precise. 28 ottobre Adidas per Korn, a quanto pare su un paio di Adilet e su un paio di Superstar. Non abbiamo immagini, non abbiamo altre informazioni, però al momento sembra che avremo un altro estratto. Superstar ci provano ancora. Cioè, poverine, sono state, ma poi pure le Adilette, le ciabatte, però voglio vederle quelle, mi incuriosisce come cosa. Sì, ma anche le Adilette sono uscite, erano, si rivendevano anche all'inizio le Adilette. Tu dici, però la Adilette l'ultima, normale. Perché Adilette in generale è il modello di Adidas e ne hanno fatte diverse varianti. Poi ok, la quindi non sono quelle tipo in 3D. Quella che dici te è quella simile alle Easy, quella che c'è stato lo scandalo. Sì, però anche lì stra super mega overprodotte. Non so se sarà quel modello, quella versione di Adilet, o se sarà una Adilet. Ah, ok, anche quella lì mi incuriosisce parecchio, no, perché voglio vedere cosa tirano fuori. Boh, stiamo a vedere. Concludiamo il 31 con delle release molto molto interessanti, non confermate al 100%. Innanzitutto Kobe 5 X-Ray. Ok. Devastante. Questa scarpa da gioco, sì. Sì, da gioco, però bella. Qua rimaniamo sul tema delle skeleton che hanno già fatto su... Beh, ci avviciniamo ad Halloween, quindi ci 31 sta. 31 ottobre per Halloween, esatto. Perfetta. Mi piacciono i colori, sono molto coraggiosi. Sicuro in campo con questa spacchi. No, però in campo con spacchi. Questa... Sì, è vero. Da lifestyle no, proprio direi. Non per me, no. No, però. Neanche per me. Rondo. Anche questa è una di quelle che metti ad Halloween. E questa poi Rondo. Questa Rondo. Questa è da Rondo. E infine, a quanto pare, girano rumor che per lo stesso giorno, quindi il 31, vedremo la Air Max 95. Sto male, raga, sto malissimo. In collaborazione con la Mamma Nier per il pack While You Were Sleeping. Qua mi viene mal di pancia. Strafiga. Mamma mia, che bella. In cui hanno voluto rimuovere addirittura i pannelli. 95. Bellissima. No, 95. Beh, questa anch'io se la prendo. Io ce l'ho già il 95, quindi cioè... Io no, di 95 non ne ho mai avute personal. E questo è un buon motivo. È un bel po' che dico, che ne guardo, belle, ma questa è veramente devastante. Sì. Sembra essere prevista per il 31, non è assolutamente confermata. Poi perfetta per, cioè, per l'autunno e l'inverno, è proprio, esatto, è il colore adatto. Questa cioè è una delle mamaniere più mamaniere che abbiamo fatto. Bellissima. Cioè, per me hanno fatto veramente un ottimo lavoro, anche se ho sentito opinioni di gente a cui non è piaciuta per niente, perché hanno snaturato anche parecchio il modello
per quanto riguarda il paneling, che ci sono sì, ok, sempre le solite strisce di diversi colori, ma mancano un po' di pannelli, un po' di dettagli, e la tipica allacciatura anche hanno voluto rimuovere, e quindi hanno voluto modificare più che rimuovere. Quindi ci sono anche opinioni contrastanti, più che altro che arrivano dai puristi. E della ci Max sta, però dai, non puoi dire che non sono delle belle scarpe, cioè no, sono magnifiche. Vabbè, sempre questione di opinioni, la mia opinione è che sono fighissime. Lo penso che dire, una volta magnifico. Tanto ci troviamo tutte e tre d'accordo. Sì. Per la prima volta penso. Potrebbe essere, al 100% d'accordo potrebbe essere la prima volta. Quindi ragazzi, per questo recap dovrebbe essere tutto. Volete aggiungere qualcosa? No. Assolutamente no. Grazie per essere rimasti con noi. Spero che questo format vi piaccia. Cercheremo di riproporlo appunto una volta al mese. Se questo video vi è piaciuto, vi invito come al solito a lasciare like, iscrivervi al canale, commento e campanellina. E campanellina. Bravo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao.